13 opere di rilevante valore di 12 tra i più importanti esponenti della pittura italiana del secolo scorso in mostra a San Gimignano fino al 30 agosto. È 900 una donazione. L'esposizione è allestita alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Raffaele De Grada e che documenta una preziosa collezione di opere d'arte di celebri artisti: Valerio Adami, Massimo Campigli, Carlo Carrà, Felice Casorati, Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis, Renato Gottuso, Mario Maffai, Ennio Morlotti, Fausto Pirandello, Mario Sironi, Ardegno Soffici, che testimonia in particolar modo il gusto collezionistico medio-alto borghese tra anni 60 e 80. Questa donazione, che era già per noi in calendario, ma ci ha permesso di essere all'interno del circuito delle mostre più importanti, dei musei più importanti del Novecento toscano. Già la nostra collezione era importante come museo, ma assolutamente le opere che sono qua esposte in questa sala hanno messo il Museo di San Gimignano fra i primi nel territorio regionale per le opere del Novecento. Buona parte delle opere, di cui un gruppo risale agli anni 30, un secondo agli anni 50, per concludersi con un dipinto di Valerio Adami del 1979, eseguito a New York al tempo del suo stretto dialogo con la pop art americano, provengono dalla celebre galleria romana di Giuseppe Zanini, abile caricaturista, amico di Federico Fellini e di molti tra i massimi artisti italiani del periodo. La mostra, fortemente voluta dal comune di San Gimignano, è inserita nei percorsi turistici di Toscana verso Expo 2015 con l'organizzazione di Opera Civita Group. Traccia un ponte diciamo dagli anni 30 tra le due guerre fino all'affermazione dell'arte pop degli anni 70 e si può attraverso questi piccoli gioielli ripercorrere veramente uno spaccato dell'arte italiana.